mi auguro che il governo italiano e la nostra maggioranza, anche alla luce di quanto è avvenuto in queste ore, comprenda fino in fondo quanto il tema della ricerca, dell'università, del sostegno alla scienza, del sostegno alla buona sanità non sia una spesa in Italia, ma sia un immenso investimento. E quindi in queste ore nelle quali si fanno tante chiacchiere sulle verifiche o peggio purtroppo sui litigi, forse è proprio la società italiana che ci indica una priorità. Ora, dopo la manovra di bilancio, noi siamo alla ricerca proprio dell'agenda 2023, cioè di un'agenda di riforme e di investimenti per il futuro dell'Italia. Ci sarà tempo per il governo, dato che Renzi canoneggia sulla prescrizione? Io confido, come abbiamo detto ieri, che le soluzioni si possono trovare e forse incontrandosi e mettendosi tutti su una predisposizione alla soluzione, le soluzioni si trovano. Se non si trovassero, noi andremo avanti con la nostra legge, come abbiamo sempre detto, ma la nostra iniziativa è per trovare soluzioni, non per rompere o distruggere. L'ho sempre detto, basta con i picconi, basta con le divisioni, basta con le lacerazioni, è il tempo di ricostruire il paese. E ricostruire il paese significa dare alle italiane e alle italiane una prospettiva e delle certezze. Forse dovremmo valorizzare questo e affrontare anche i temi problematici. Se si fa il contrario, le cose non funzionano. Ma si può stare nello stesso governo di fatto, però minacciando di votare con l'opposizione, con il rischio concreto che i renziani d'Italia Viva votino con le destre sulla prescrizione? Lo facciamo, chiedetelo a chi lo fa. Ciao. Grazie a tutti.